Buonasera a tutti, parte la puntata 99 di ABS Motori, con me ovviamente Giuseppe Polari. Siamo quasi pronti a festeggiare, Giuseppe. Assolutamente sì, perché tra brevissimo, anzi la prossima settimana, ci sarà la puntata numero 100. Buonasera a te Francesca Ignati, buonasera a voi telespettatori. Sarà questa la puntata 99, come appena detto, ma sarà veramente scoppiettante perché saliamo dove? Nel mondo delle due ruote. Esatto, assolutamente sì. Tra pochissimo capiremo, perché parleremo di una fiera importante di Milano, ovviamente stiamo parlando di EICMA, ma vi daremo anche dei servizi importanti e tecnici a proposito appunto delle due ruote. Ma prima ovviamente iniziamo con Martina Stelluti e il TG News. Buonasera a tutti, nuova puntata del TG News. Una giornata formativa. Nella giornata di oggi si è svolto al Fico di Bologna l'evento organizzato da Auto180 e BASF, dal titolo «Per essere protagonista del tuo futuro». È stata la giusta occasione che ha permesso di parlare di soluzioni di carrozzeria, dati di mercato sinistri, sostenibilità e mobilità del futuro. Nelle prossime puntate andremo a fondo e vi racconteremo l'evento, con interviste inedite. Unina Corse 2023. Un successo. Il 28 e il 29 ottobre 2023, sul meraviglioso lungomare di Napoli, si è svolto l'evento Unina Corse Day, organizzato da Unina Corse, squadra corse dell'Università Federico II, il primo tra tanti in programma fino alla fine del 2024. Un'occasione unica che ha permesso di valorizzare i giovani progettisti napoletani nel campo dei motori. Arval Preferred 2023, tappa milanese. Il 7 novembre ha fatto tappa a Milano il congresso di Arval Preferred 2023, un percorso di 4 tappe che permette a tutti i rappresentanti degli Arval Premium Center e Arval Center di incontrarsi e conoscere i principali partner di settore. Un'occasione per condividere l'evoluzione del mercato, capire a fondo la strategia e gli obiettivi condivisi. Future Motive si parte. È tutto pronto per l'evento dedicato a tecnologie e transizione energetica. Il Future Motive inizierà domani a Bologna Fiere. L'evento sarà dedicato a costruttori, componentisti, distributori e buyers, con uno spazio dedicato al networking, con buyers internazionali di alto profilo, ma anche tanti convegni e approfondimenti. Da oggi scatta l'obbligo delle gomme invernali. Oggi, 15 novembre, scatta ufficialmente l'obbligo di montare pneumatici invernali o in alternativa a 4 stagioni sulle proprie vetture fino al 15 aprile 2024. In base alle norme del codice della strada, chi viene fermato alla guida di un autoveicolo sprovvisto dei dispositivi omologati per la circolazione invernale rischia di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, che variano da multe da 87 euro fino a 344 euro. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima settimana. Quindi avete visto che da oggi è obbligatorio avere il cambio gomme, gomme invernali all season, giusto? Esatto, perché come tra l'altro ci ha ricordato Martina, se poi ci beccano senza le gomme, i pneumatici invernali, poi rischiamo veramente di prendere delle sanzioni, sono anche abbastanza elevate, quindi mi raccomando. E poi è una questione di sicurezza, Francesca, importante, eh? Sì. Sicurezza, multe anche per forza, ma attenzione, scadenza oggi. Esatto, esatto. Allora, come abbiamo anticipato prima del nostro TG News, entriamo all'interno del mondo delle due ruote. Tra pochissimo vi parliamo della fiera EICMA, ma prima Giuseppe, un servizio tecnico. Guardate dove siamo andati. Per il nostro servizio tecnico sulle due ruote oggi siamo tornati da Edoardo a Sempre in Scooter. Ciao Edo. Ciao ragazzi. Allora, cosa ci fai vedere oggi di bello? Allora, oggi con Roberto, il mio capo officina, vediamo come installare gli ingranaggi della trasmissione usurati. Ok, partiamo. Allora, questa è la fase iniziale del rimontaggio, iniziamo a ingrassare i cuscinetti per procedere all'installazione, in quanto in questo scooter si necessita di installare del grasso. Mettiamo il grasso anche nelle sedi, così per farlo entrare ancora meglio. Qui adesso, con l'apposita attrezzatura per installare i cuscinetti affinché non si rovinino, iniziamo a farli entrare nella sede. Qui ci siamo accorti che il cuscinetto è entrato correttamente, avendo fatto questo rumore sordo.
Adesso può partire la fase di installazione degli ingranaggi e gli alberi della trasmissione finale. Iniziamo ad installare l'albero. Allora, qui abbiamo usato un martello di rame. Perché? Perché il rame è dolce come materiale e quindi è lui che piuttosto si rovina che l'ingranaggio. Facendo così riusciamo a non influenzare il materiale dell'ingranaggio e far lavorare perfettamente tutto il rapporto trasmissioni. Siamo pronti per l'installazione del secondo carterino, che è quello su cui gira la ruota. Sempre una bella ingrassata e cuscinetti, così da durare maggiormente nel tempo. La guarnizione in questo caso è già stata installata. Controlliamo bene che sia tutto combaciato e che giri perfettamente l'albero che si trasmetterà sulla ruota. È partita ora la fase di accoppiamento. Una volta puntati tutti i bulloni, possiamo passare al serraggio. Adesso inseriamo l'olio, la specifica di questo olio trasmissione è il 10W30, come previsto da manuali Honda. Installiamo il cerchione e proviamo che tutto sia corretto. Ovviamente questa procedura dopo aver inserito il lubrificante trasmissione. Quanto tempo ci avete messo? Allora, diciamo che questa è una lavorazione che può variare tra le 2 e le 3 ore, facendo una media ovviamente 2 ore e mezza sono più che sufficienti. E al cliente quanto è costato? Una lavorazione del genere con ricambi originali è all'incirca sui 450 euro. Ok Edo, come reputi questo danno? Lieve, grave o molto grave? Grave. Dal servizio tecnico adesso entriamo, Francesca, dove? Nel mondo dell'ECMA. E qua devo dire l'80ª edizione è stata qualcosa di eccezionale. Vediamo questo servizio. EICMA 2023, un successo. Sono stati giorni incredibili a Roffiera Milano, ben 2036 i brand presenti, oltre 700 gli espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall'estero, in rappresentanza di 45 paesi. Più del 30% delle imprese hanno esposto per la prima volta, 8 sono stati padiglioni occupati, 2 in più rispetto al 2022. E poi decine di migliaia di operatori del settore da 120 differenti nazioni, giornalisti, content creator, professionisti della comunicazione di oltre 60 diverse nazionalità. Sono questi i numeri dell'edizione numero 80 di EICMA, l'esposizione internazionale delle due ruote. Una storia lunga 109 anni e un'evoluzione da fiera a evento espositivo unico, che trova nella ricchissima offerta di contenuti e nella duplice natura B2C e B2B i suoi valori più importanti. Tutto è riuscito ad appassionare i visitatori e a stupirli con il famoso EICMA Effect, obiettivo e slogan scelto ancora per l'edizione 2023. Tra le grandi novità di quest'anno anche l'area IUM, uno spazio espositivo interamente dedicato alla mobilità urbana, alle istituzioni e alle start-up più innovative del settore, nonché l'EICMA eSports Arena, che ha debuttato in fiera. Tra i vari padiglioni, presenti tanti scooter che si confermano tra i mezzi preferiti della maggior parte degli appassionati delle due ruote, le enduro stradali in grande ascesa, le naked e le sportive, i veicoli elettrici e le moto di nicchia come le Motard e tanto altro ancora. Noi, con le telecamere di ABS Motori, eravamo presenti allo stand Bergamaschi e in questa puntata vi vogliamo mostrare le interviste inedite e i momenti più eclatanti. Ecco, allora, una fiera direi riuscita molto bene, c'è stata tantissima partecipazione, tantissimi sono arrivati praticamente da tutto il mondo, tantissimi amanti delle due ruote proprio per partecipare, vedere tutte le novità delle aziende delle due ruote. Tante, eh? Tante, noi tra l'altro abbiamo intervistato qualche appassionato, guardate. Allora, voi siete appassionati di moto? Molto. Cosa fate nella vita? Abbiamo un team e più costruiamo moto. Per Moto 3, Moto 3 e forse ci lanciamo in Moto 2. Ecco, ma siete anche motociclisti? Certo, sì, appena, da poco però sì. Raccontateci un po' quale moto avete a casa. Abbiamo un Honda GVR per divertirci un po' e poi le nostre che è Moto Phantom. Io veramente ne ho 22, però... Ah, abbiamo trovato un collezionista. No, vabbè, cerco di usarle parecchie, cioè di tutti i tipi, strada, velocità... off-road molto. Ecco, come vi sembra EICMA 2023? Un feedback? Prima impressione?
Sì, è rifiorita molto, c'è molta gente, comincia a essere molto più bella e ci appassiona di più. Ho visto un po' di novità, mi sta piacendo, sì. Bene. Qual è la moto più bella che hai visto? Magari poi ancora ti devi fare un po' di giri, però. No, è che da appassionato ce ne sono tante belle comunque. Cioè, a dirtene una dipende poi dal settore, se vuoi la moto da strada piuttosto che enduro, sono veramente tanto belle. Cosa ne dite di EICMA 2023 rispetto all'anno scorso? Cosa vedete? Qualche novità? Vi piace? Qualche moto nuova in più. Molte novità, soprattutto nel fuoristrada, Ducati e Fantic, siamo curiosi di vedere come sono. Quindi dagli appassionati adesso entriamo negli stand degli espositori, anche in questo caso veramente tanti, mi sembra quasi 1800 espositori che hanno presentato molte novità, vediamo com'è andata. Allora Elisa, siamo qua all'interno di EICMA, una manifestazione riuscita, cosa ne pensi? E abbastanza direi, quest'anno è pienissimo di gente già dai primi giorni, non so, credo sia un record, cioè tanto interesse. Noi siamo qua, siamo distributori Olis, ma principalmente ci teniamo a fare i nostri attrezzi, che per noi sono come dei gioiellini che servono poi per lavorare sulle sospensioni. Quest'anno abbiamo fatto un macchinario, diciamo un upgrade sul nostro macchinario che è la pompa Spurgo SP5, l'abbiamo fatta Plus, quindi abbiamo fatto una nuova versione, un aggiornamento, e tutti i nostri macchinari in realtà a cui noi teniamo particolarmente tanto. La fiera sta andando molto bene, abbiamo una grande visibilità, devo dire che la passione per le moto non scende, anzi sta crescendo. Quest'anno noi portiamo intanto dei charger molto particolari per ricaricare le batterie contemporaneamente, quindi dare la possibilità a tutti i negozianti di avere un piccolo display dentro il proprio negozio dove tenere sotto carica le batterie e quindi consegnare al cliente il prodotto al 100% della carica per dare la massima qualità del prodotto, che è poi quella che noi ricerchiamo ogni giorno nella nostra azienda. Il nostro grande investimento che abbiamo fatto in azienda per sfruttare la bellissima regione in cui viviamo, dove c'è tanto sole che i turisti sfruttano d'estate, e noi lo sfruttiamo questo sole per fornire la migliore energia con cui carichiamo le batterie tramite un impianto molto solare, molto forte e anche di accumulo, e quindi i nostri clienti ricevono le batterie cariche al 100% grazie a un'energia sostenibile, l'energia del sole, che è l'energia anche dei pugliesi. Tante novità, parlando di prodotto, quest'anno vogliamo comunicare il nostro nuovo additivo per benzina, per le moto, Repower Moto. Abbiamo studiato con un trattamento one shot, ripristina le condizioni originarie delle moto, del motore, ripristinando anche i consumi che via via vanno chiaramente aumentando, dovendo poi noi motociclisti compensare col gas una non perfetta nebulizzazione della benzina in camera di combustione. Ecco, ma sappiamo anche che queste non sono le uniche novità, perché avete ufficializzato che sarete sponsor ufficiali del CIV. Noi siamo lì anche per poter utilizzare questa partnership per coinvolgere i nostri clienti, perché con questa partnership noi daremo vita a quello che noi chiamiamo il Bardar Race Experience, perché grazie al contesto CIV utilizzeremo questo accordo con la FMI per portare i clienti in pista e fargli fare delle esperienze, dalla safety car alla biposto a tutto quello che può essere il camion regia. Mi aspetto di coinvolgere la clientela con questa nuova attività. Ecco, allora Giuseppe, tra i vari stand le telecamere di ABS Motori hanno incontrato anche il pilota Superbike Michael Rinaldi. Ovviamente lo abbiamo intervistato e guardate che cosa ci ha raccontato. Durante EICMA, presso lo stand Bergamaschi, è scoppiato il caos quando è venuto in visita il famoso pilota Michael Rinaldi. La sua presenza ha attirato una folla di appassionati, fan entusiasti, tutti desiderosi di incontrare il talentuoso pilota di motociclismo. L'atmosfera era elettrizzante, con persone che si affollavano intorno allo stand per scattare foto, ottenere autografi e avere la possibilità di parlare con Rinaldi, campione europeo Superstock 1000 nel 2017 e vincitore del trofeo indipendenti nel campionato mondiale Superbike del 2020. Il suo ingresso nel campionato del mondo Superbike risale al 2017, un traguardo impressionante per un pilota così giovane. Ha gareggiato per diverse squadre di alto livello, dimostrando di essere un avversario temibile per i suoi rivali. È un pilota talentuoso e ambizioso che non si accontenta mai dei risultati mediocri. Ascoltiamolo ai nostri microfoni di ABS Motori. Allora, siamo in EICMA. Una manifestazione quest'anno che ha superato le precedenti, che sensazione hai?
Ma qua da ICMA è sempre pieno di gente, pieno di appassionati, quindi sempre un po' speciale, no? Dopo il campionato è una tappa fissa a cui tutti i piloti appassionati partecipano e quindi non potevo mancare. Ma sicuramente è stata un'annata in generale positiva, dove abbiamo ottenuto tantissimi podi, una vittoria, e il campionato finito quinto. Sinceramente iniziando puntavo alla top 3, però è un campionato così lungo, succedono tante cose, però alla fine sono molto contento della velocità che abbiamo mostrato quest'anno. Ovviamente c'è sempre da migliorare, quindi l'obiettivo è sempre fare uno step in più. È stato bello, molto bello dopo ad Aragon, che sono ritornato alla vittoria dopo un anno e mezzo che non tornavo sul gradino più alto, e quello diciamo che è stato un po' una libidine. Sì, oggi qua tra gli altri stand, tra gli altri impegni, appunto siamo qui grazie a Fervi, del quale sono ambassador e il quale mi supporta non solo come sponsor, ma assolutamente con attrezzatura tecnica top che utilizzo sempre nei miei allenamenti per la moto da cross, oppure che abbiamo anche all'interno del box, perché i meccanici lavorano con utensili Fervi, quindi è un'azienda che mi segue da diversi anni, alla quale sono molto legato e che è italiana, e quindi diciamo un connubio perfetto. Ma assolutamente ci vuole, come dicevo prima, tanta passione, ma poi ci vuole della pratica, ci vuole dello studio, ci vuole della metodologia, e fortunatamente, avendo lavorato con team di alto livello, ho sempre avuto a che fare con persone professioniste che però anche loro hanno dovuto fare la loro strada, quindi partire da team più piccoli, da team minori. Il mondo dell'elettrico, nelle moto, come lo vedi? Ma da quest'anno Ducati ha monopolizzato la moto E, il campionato del mondo delle moto elettriche, e sicuramente secondo me c'è stato un miglioramento importante. E ovviamente il motore a scoppio è ancora superiore, e credo che per qualche anno, e spero anche perché mi piace molto il rumore delle moto, però vedo il futuro sicuramente andrà lì. Abbiamo visto un'edizione straordinaria di questo EICMA 2023. Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto, e tra l'altro ABS Motori ha captato dalle sue telecamere delle interviste, come abbiamo visto nella prima parte di puntata, davvero eccezionali. Quindi siamo contenti, e come al solito vi ricordiamo che cerchiamo sempre di riportarvi tutti gli eventi del nostro mondo, del nostro settore. Ma adesso abbiamo dedicato un po' la prima parte della puntata al mondo delle due ruote. Tra pochissimo ci saranno altre novità chiaramente legate al mondo aftermarket Market Automotive, ma adesso pubblicità, tra poco. It was the battery. We put you a new one in. Is it GS USA? That's all we ever used, to be honest. USA? GS USA. In there. The battery is. Yeah. Yeah. In there as well? Yeah. Oh, that one. Yep. That one too? Yep. So I need a GS USA battery to be an astronaut. Mm-hmm. Then Mummy and Daddy need one just to pop to the shops. Auto 180 non è solo un'azienda che opera nel settore delle carrozzerie promuovendo una forma innovativa di fare rete, ma assiste sui partner con una continua formazione inerente al mondo dell'imprenditoria e del mercato etico, e associa un'esperienza di network totalizzante. Un impegno concreto verso una mobilità sostenibile. In questa seconda parte della puntata entriamo in un'altra fiera importante che c'è stata qualche giorno fa, e parlo del Service Day. E qua Francesca ha intervistato diversi operatori, sentiamo le interviste come sono andate. Service Day Verona 2023, come sono andati questi due giorni? Hai visto tanta partecipazione? Beh, devo dire addirittura al di là delle attese, perché nelle ultime occasioni non c'è stata mai un'affluenza così alta, per cui sicuramente la presenza è stata importante, l'aver incontrato partner che sono elementi fondamentali per il nostro business, lo sviluppo del nostro progetto in Italia, è sicuramente stato il momento cardine di questi due giorni. I nostri brand Titan, Sinclair, Silcolene
e gli altri che compongono l'universo di Fuchs compongono la gamma che oggi in tutti i contesti della lubrificazione sono elementi fondamentali per l'attività di manutenzione e riparazione. Quindi presentiamo tutte le specialità, le più moderne formulazioni che oggi vengono usate nel mondo automotive, così come gli elementi di supporto come la macchina di flussaggio che abbiamo qui vicino e che sono attrezzature fondamentali per l'attività di manutenzione degli autoriparatori. Qual è un po' l'obiettivo di Axalta in queste due giornate e come è andata? L'obiettivo di Axalta in queste due giornate è andare a consolidare delle attività che quotidianamente sviluppa sul territorio. Credo che la manifestazione sia estremamente centrata per il ruolo e la strategia di Axalta, in quanto Axalta punta molto alla collaborazione e rapporto con le case auto, quindi c'è il mercato che in questo caso ci interessa. Quindi abbiamo avuto modo di incontrare e di condividere in maniera molto serena in un ambiente molto intimo, quindi in un ambiente dedicato a questa tipologia di relazioni, e quindi dal mio punto di vista è stata sicuramente una delle manifestazioni tra le più importanti del settore, almeno per l'aspetto dell'OEM e delle case auto. Massimo, allora, Service Day, due giorni di fiera qui a Verona, com'è andata? Qual è la tua impressione? Hai visto tanta partecipazione? Molto, sì, è andata molto molto bene, grossa partecipazione, vedo un risveglio in tutto il settore e questo è molto positivo. Line Italia oggi è qui per presentare che cosa? Siamo qui per presentare Line Italia in collaborazione con la IDIR, il progetto Smarter Shelter I10, è una pensilina fotovoltaica che garantisce due posti almeno al coperto per le vetture, 10 kW di potenza fotovoltaica e colonnina di ricarica per ricaricare il veicolo elettrico. Ci stiamo proponendo per tutte le autocarrozzerie, autofficine, clienti del gruppo IDIR, così riusciamo a mettere a frutto un piazzale magari aperto che non genera utile, in questo modo garantiamo il risparmio energetico per l'azienda e un servizio in più per i clienti. Parlando di fotovoltaico, di elettrico e non solo, di ecosostenibilità, Francesca, come sai, siamo stati a Rimini e qui siamo entrati nel mondo di Ecomondo per vedere che cosa, per vedere un po' che cosa le aziende fanno in questo settore. Vediamo il servizio. Il contesto economico richiede una transizione ecologica e Ecomondo ha dimostrato di essere pronta a rispondere a questa esigenza. La 26ª edizione del Salone Internazionale dell'Economia Circolare, organizzato da Italian Exhibition Group, si è conclusa con un aumento del 15% delle presenze rispetto al 2022. La manifestazione ha occupato 150.000 metri quadrati, dedicati a oltre 1.500 brand espositori, registrando una crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Quattro intense giornate sono state dedicate a business e networking. La copertura mediatica, inoltre, è stata eccellente, con aumento del 10% rispetto ai già notevoli 500 milioni di contatti del 2022. La prossima edizione a Rimini dal 5 all'8 novembre 2024. Ecco, quindi anche quella di Rimini una fiera assolutamente riuscita, e tra l'altro sono stati anche qui tantissimi gli espositori e noi con le nostre telecamere ne abbiamo intervistato qualcuno. Guardate. Ok, allora siamo allo stand DAF, ci date un feedback sulla fiera Ecomondo 2023, com'è andata? Allora, Ecomondo 2023 è andata bene, direi bene, abbiamo avuto una grossa affluenza di pubblico, sia in generale nella fiera che nel nostro stand. Noi siamo qui perché, non solo perché è giusto esserci, ma perché è anche una fiera che sta prendendo da tanti anni un respiro nazionale e soprattutto anche internazionale, ma soprattutto noi abbiamo prodotti, come tutti i costruttori, in linea perfettamente con quello che è il core business della fiera, e quindi vuol dire sostenibilità, ecologia, ma soprattutto transizione energetica. Ormai DAF con i propri modelli, diciamo per quanto riguarda il motore diesel, è compatibile al 100% con carburante HVO. Di conseguenza il cliente va a acquistare un veicolo DAF alimentato con gasolio, può andare anche ad optare per l'alimentazione HVO, quindi questo carburante che va ad abbassare il 90% le emissioni di CO2 dal pozzo alla ruota. Ovviamente però alle nostre spalle diciamo che abbiamo in anteprima nazionale per la prima volta in Italia il nostro nuovo veicolo elettrico, un NGD XD, trattore completamente full electric, che verrà poi
prodotto e fatto testare l'anno prossimo per i nostri clienti. Di conseguenza sicuramente è una vetrina, è molto importante, e diciamo che anche i clienti si fermano a ammirarlo perché è sicuramente molto di impatto. La nostra azienda produce storicamente cambi automatici e completamente automatici con convertitore di coppia che possono essere utilizzati in varie applicazioni industriali, come ad esempio quella dell'ecologia, della raccolta rifiuti. Stiamo portando in alcuni casi piccoli miglioramenti sui prodotti attuali che sono mirati alla riduzione dei consumi e delle emissioni, e in altri casi invece stiamo puntando anche più al futuro con dei nuovi prodotti per il mondo dell'elettrificazione, in questo caso un assale elettrico che è in fase di sviluppo e speriamo di vedere presto sul campo. Lavoriamo già con tante flotte che espongono anche qui, che trasportano rifiuti, e diamo quindi manutenzione sui pneumatici, quindi montaggio, smontaggio, equilibratura, eccetera, controllo, e anche il servizio, come vediamo qui dietro dal pannello, di soccorso su tutta la rete stradale, autostradale italiana ed europea, 24 ore su 24. Ecco, sappiamo che state lavorando tanto anche sotto il punto di vista dell'ecosostenibilità, perché? Che cosa intendiamo? Diciamo che l'ecosostenibilità è da sempre un argomento ed una tematica alla base proprio di Michelin, perché Michelin parla da sempre di utilizzo dei prodotti, quindi dei pneumatici, con il discorso del riutilizzo delle nostre quattro vite, quindi della ricostruibilità dei pneumatici. Ecco, noi promuoviamo questo veicolo elettrico OHM, che è un veicolo 3,5 tonnellate full electric. Quindi non solo il veicolo elettrico, oltre a questo, a corredo di questa proposta commerciale, vogliamo dare anche una batteria utilizzata a fine vita del veicolo, la mettiamo all'interno di un sistema di accumulo dopo averla testata in maniera opportuna e certificata, e quindi permettiamo al cliente di ricaricare il veicolo con il sistema di accumulo fatto con la batteria di fine vita, quindi un cerchio che si chiude al 100%. Quindi da Rimini adesso andiamo ad Albavilla, nella sede di Algo, e qui Francesca abbiamo intervistato il loro CEO, l'amministratore Emilio Colombo, che ci ha raccontato, ascoltate che cosa. Allora Emilio, raccontaci un attimo, presentaci l'Algo Group. Allora, Algo è un gruppo storico del settore aftermarket che produce alzacristalli e maniglie. Ha 3 siti produttivi. 2 sono in Italia e 1 in Polonia, 3 centri distributivi, produce oltre 2 milioni di alzacristalli all'anno e circa 1 milione di maniglie e serrature all'anno. Ha circa 300 dipendenti, offre i propri prodotti a oltre 300 clienti in tutto il mondo, sia clienti del settore aftermarket che clienti del settore OE. Il mercato si è evoluto molto in questi anni, come in tanti altri settori risente molto della concorrenza asiatica, e Algo per fronteggiare questo continua ad investire nella parte ricerca e sviluppo, ampliando la propria gamma tutti gli anni, puntando al servizio e alla qualità. Investiamo in ricerca e sviluppo con un team dedicato, suddiviso per l'aftermarket e per il mercato originale. Ci sono oltre 20 persone dedicate che sono coordinate direttamente dal responsabile R&D, che risponde direttamente a me, quindi una funzione chiave della società. Beh, un cliente dovrebbe comprare il nostro prodotto perché è un prodotto di altissima qualità, offerto con un altissimo grado di servizio, e perché in molti casi trova il nostro prodotto e non trova una concorrenza. Bene, il nostro appuntamento con la puntata 99 è terminato perché abbiamo finito il tempo. Speriamo che sia stata una puntata molto interessante anche per voi. Abbiamo cercato di portarvi un pochino tutte le novità sugli eventi e appunto il mondo aftermarket, ma non solo, anche quello delle due ruote. Vi ricordiamo una cosa importante, che la prossima settimana BS Motori festeggia le 100 puntate. Quindi mi raccomando, seguiteci, ci sarà qualche novità e qualche servizio veramente anche divertente, possiamo dirlo. Speriamo, Francesca. Esatto. Cosa dobbiamo ricordare, Giuseppe? Marco. Come al solito, di guardare le nostre riviste che trovano ovunque, basta fare la richiesta, e anche online, come sai, lo sfogliabile. Ma non solo, abbiamo i social, abbiamo la pagina di LinkedIn con 2SG Editore. Mm-hmm. E poi che cosa? Beh, abbiamo anche YouTube, absmotori.it, dove potete rivedere tutte le nostre puntate. Abbiamo TikTok, @absmotori, dove facciamo veramente tantissime visualizzazioni. Per qualsiasi cosa vi ricordiamo sempre consigli oppure qualche domanda, info@2sg.com. Direi che abbiamo detto tutto.
tutto, è stata una puntata veramente veramente interessante. Sì. Appuntamento alla prossima settimana con le 100 puntate e tante novità. Grazie mille Giuseppe Polari. Grazie a te Francesca Agnate e grazie ai nostri telespettatori. Grazie a tutti.